Buonasera a tutti, io sono Lucia Guidi, direttore del centro NutraFood e in quanto tale do il benvenuto a tutti i presenti a questa seconda iniziativa di pillole di NutraFood. Questa seconda iniziativa dal titolo Dalla scienza alla tavola, pane, olio e formaggio vede coinvolti sostanzialmente ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali. E per questo motivo, idealmente, il direttore del Dipartimento ci dà un saluto proprio, diciamo, in questa casa. Vai Marcello, grazie. Grazie Lucia, grazie mille, buonasera a tutti. Per me è motivo di grande orgoglio ospitare virtualmente questo convegno, questo webinar, che è il secondo della serie organizzato dal NutraFood, grazie all'intraprendenza della sua direttrice, la professoressa Lucia Guidi. L'argomento, ovviamente, come accennava Lucia, è pienamente centrato rispetto alle attività di ricerca del nostro dipartimento, che è il Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari. E sono tre alimenti caratteristici del Mediterraneo e anche della dieta mediterranea: il pane, l'olio e il formaggio. Sono alimenti che abbiamo consumato e che continuiamo a consumare da tempo immemore. Ci sono notizie di questi alimenti veramente lontane nel bacino mediterraneo. Ci caratterizzano, ci connotano e soprattutto fanno parte del nostro stile di vita. Quindi, con molto piacere ho accolto la proposta di Lucia di approfondire questo argomento che nelle nostre linee di ricerca è sicuramente fra i principali. Sono tre alimenti molto studiati nel nostro dipartimento con dei gruppi di ricerca che da anni lavorano su questi alimenti e aiutano anche il settore, grazie a una grossa collaborazione anche con le aziende, a svilupparsi, a innovarsi e a trovare sempre nuovi strumenti di valorizzazione dei propri prodotti. Quindi con grande piacere che oggi pomeriggio ascolteremo quattro rappresentanti del Dipartimento: la professoressa Monica Agnolucci, che ci parlerà del pane, il professor Gucci, che ci parlerà dell'olio, il professor Conte e il professor Serra, invece, sui formaggi. Sono appunto molto lieto quindi di ospitare questo evento. Vi do un benvenuto a tutti e vi auguro un buon ascolto e un buon lavoro nel corso di questo webinar. Grazie. Grazie a te Marcello e grazie anche per il benvenuto in questa casa, in questo dipartimento virtuale. Inizierei appunto con il primo relatore di questa seconda pillola di NutraFood, la professoressa Monica Agnolucci, scusami, docente appunto del nostro dipartimento di microbiologia, che ci illustrerà una relazione dal titolo Lieviti funzionali per la produzione di pane ad alto valore salutistico. Parleremo quindi di pane, un alimento che certamente per eccellenza rappresenta la cucina italiana. Grazie Monica. Grazie a voi. Allora, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare, veramente ci tengo a ringraziare il direttore del Centro NutraFood, la professoressa Lucia Guidi, per averci dato la possibilità di condividere con voi, con tutti, in questo modo anche così divulgativo, che è molto importante, l'argomento e i risultati della nostra ricerca. L'uomo, come avete già accennato voi, è da molto tempo che inconsapevolmente sfrutta le capacità metaboliche dei microrganismi per produrre alimenti, bevande fermentate, come il pane, il vino, la birra, l'aceto, i latti fermentati e il formaggio. Ma bisogna aspettare molto tempo dopo, in realtà, grazie alla scoperta del microscopio da parte di Antony van Leeuwenhoek e degli studi e delle scoperte di Louis Pasteur, che hanno permesso di portare alla luce il ruolo importante svolto dai microrganismi nell'ambito di questi processi fermentativi. Sono infatti batteri lattici, batteri ascetici, i lieviti e i funghi filamentosi i responsabili della trasformazione di materie prime come il latte, la carne, il pesce, i vegetali, la frutta e i cereali in alimenti e bevande fermentati come il formaggio, il pane, il vino, la birra,
gli insaccati, il panettone, lo yogurt. Ora qui ne ho portato solo alcuni, in realtà nel mondo se ne conoscono più di 5.000. Il pane, ovviamente tra questi, è quello che è più conosciuto e consumato, specialmente nel nostro paese. È, diciamo, preparato mescolando farina, acqua, talvolta sale, e impiegando anche un agente lievitante. Questo può essere o uno starter commerciale che viene utilizzato generalmente per la produzione di pane a livello industriale e si ritrova sotto forma di generalmente panetto di lievito, conosciuto anche con il lievito di birra, ed è costituito da un unico ceppo di lievito Saccharomyces cerevisiae. L'altro agente lievitante invece è il lievito madre, ovvero uno starter naturale che viene utilizzato per la produzione del pane a lievitazione naturale. Dal punto di vista microbiologico questo è veramente molto complesso, perché è costituito da tantissimi generi, specie e ceppi di lieviti e di batteri lattici. Ma da dove derivano questi microrganismi? Dalle materie prime, e quindi dalla farina, ma anche dall'ambiente di lavorazione, e vengono selezionati dalle tecniche di lavorazione adottate. Questa diversità microbica dà origine a una diversità metabolica, perché i diversi ceppi possono avere proprietà diverse, essere capaci di produrre composti come acidi organici, peptidi bioattivi, o avere particolari e peculiari attività enzimatiche. Questo fa sì che siano conferiti a ciascuna tipologia di pane, a ciascun prodotto, caratteristiche reologiche, sensoriali, nutrizionali e nutraceutiche peculiari. Il lievito madre, chiamato anche lievito naturale, impasto acido, in inglese sourdough, viene utilizzato per produrre molti pani della nostra tradizione italiana. Alcuni di questi insigniti di marchi importanti come il DOP, come la pagnotta del Dittaino, il pane di Altamura e il pane toscano, e altri invece insigniti del marchio IGP, come la coppia ferrarese, il cornetto di Matera e il pane Casareggio di Genzano. Proprio riguardo il pane toscano, il gruppo di microbiologia di cui faccio parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, in collaborazione con i colleghi tecnologi, si sono occupati dell'analisi del lievito naturale utilizzato per la produzione del pane toscano DOP, andando a contribuire alla sua valorizzazione e al conseguimento del marchio DOP. In particolare, noi ci siamo occupati della componente microbiologica, andando a isolare più di 500 tra lieviti e batteri lattici e andando a evidenziare la presenza di 3 specie microbiche peculiari: il batterio lattico Lactobacillus sanfranciscensis in associazione con 2 specie di lieviti, Saccharomyces cerevisiae e Cazzastania humilis. Questi microrganismi sono stati successivamente analizzati utilizzando delle tecniche basate sul DNA per andare a discriminare i diversi ceppi presenti. Questo al fine poi di andare a studiarne le caratteristiche che adesso inizio a chiamare funzionali, come esempio l'attività fitasica, l'attività proteolitica e l'attività amilasica. Come mai queste proprietà? Perché sono appunto importanti, perché vanno a conferire al pane caratteristiche sensoriali, nutrizionali e nutraceutiche peculiari. In particolare, diversi ceppi possono avere attività fitasica, che permette la riduzione del contenuto infitato e quindi una maggiore disponibilità di minerali essenziali, oppure possono avere attività proteolitica,
che significa essere capaci di gradare le proteine e quindi, siccome queste sono responsabili della formazione del glutine, abbassano quest'ultimo e quindi lo rendono il prodotto, il pane, una maggiore tolleranza da parte dei soggetti gluten sensitive. I diversi ceppi possono anche essere capaci di produrre dei composti bioattivi, che sono chiamati appunto bioattivi perché è stato visto che sono dei composti che hanno un effetto importante sulla nostra salute, la capacità di produrre vitamine, la capacità di produrre sostanze fenoliche ad effetto antiossidante. Da quanto detto, l'importanza di andare a selezionare ceppi di lievito con caratteristiche importanti da poter, diciamo, per poter ottenere un pane a un alto valore salutistico. Questo è quello che abbiamo, diciamo, svolto, l'argomento che abbiamo seguito nell'ambito di un progetto di ricerca PRIN finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ci ha visto coordinatori insieme alla collaborazione con colleghi dell'Università di Milano, di Torino, di Firenze, di Ancona, di Bari e con il CNR di Avellino. Noi ci siamo occupati dei lieviti e la prima fase ha previsto l'isolamento di 139 lieviti da alimenti fermentati tradizionali, quali il lievito madre e il bosa, che è una bevanda fermentata bulgara a base di cereali. Proprio perché questi alimenti fermentati tradizionali rappresentano un ricco serbatoio da cui andare a ricercare microrganismi interessanti. Successivamente la nostra ricerca è proseguita con tutta una serie di fasi che ci ha permesso di individuare dei ceppi funzionali. Andiamo a vedere le diverse fasi. La prima fase ha previsto l'analisi dei 139 lieviti per andare a studiare l'attività fitasica antiossidante. Il 77% di questi ha mostrato capacità di solubilizzare fitati. In particolare il 40%, questa capacità era molto elevata. Il 75% mostrava inoltre un'attività antiossidante. Sulla base di questi risultati, sono stati nella seconda fase selezionati i migliori 39 lieviti, che sono stati analizzati utilizzando dei metodi basati sul DNA per la loro identificazione. La maggior parte di questi apparteneva alla specie Saccharomyces cerevisiae. Successivamente questi lieviti sono stati analizzati con tecniche abbastanza complicate che non sto qui a riportarvi, ma la cosa importante è che abbiamo visto che nessuno dei nostri lieviti apparteneva allo stesso ceppo dei commerciali che sono maggiormente utilizzati in Italia a livello industriale. Il passaggio successivo è stato quello di andare a analizzare questi 39 lieviti che avevamo selezionato direttamente inoculandoli in 5 diverse farine e andando a studiare il carattere protecnologico più importante, che è quello della capacità lievitante. In particolare abbiamo analizzato 615 impasti e le farine che sono state prodotte e caratterizzate dai nostri colleghi dell'Università di Torino, che qui vedete riportate, erano tre farine di frumento tenero, uno convenzionale, uno ricco in antociani, uno ricco in carotenoidi, un farro e un orzo, che generalmente non viene utilizzato da solo per la panificazione, ma che abbiamo utilizzato perché dal punto di vista nutrizionale era molto interessante. Quindi, per quanto riguarda i risultati dell'attività lievitante, il 70% dei ceppi possedeva un'abilità lievitante uguale o superiore a quella dei ceppi commerciali.
pensate che i centri commerciali sono selezionati solo per quella capacità, ovvero per riuscire a lievitare, quindi per la capacità lievitante. Inoltre, un dato molto interessante è che il 33% dei lieviti era capace di promuovere la lievitazione anche utilizzando la farina d'orzo, a differenza dei ceppi commerciali. La quarta fase, sulla base di questi risultati, ha previsto la selezione dei migliori 10 ceppi per ciascuna farina e all'analisi in vivo e quindi nell'impasto dell'attività fitasica e del contenuto in polifenoli. I risultati ottenuti ci hanno mostrato una elevata variabilità dell'attività fitasica e produzione di polifenoli. In particolare, tutti i lieviti hanno aumentato in maniera significativa l'attività antiossidante rispetto alle farine. Infine, l'ultima fase è stata quella di selezionare i migliori 2 ceppi per ciascuna farina. E ciò è stato fatto andando a combinare i risultati della capacità lievitante, dell'attività fitasica e dei polifenoli tetali mediante un'analisi chiamata analisi multivariata di permutazione, che ci ha permesso di evidenziare i 2 migliori ceppi per ciascuna farina e che questi erano diversi per ciascuna farina, caratterizzata da proprietà biochimiche e qualitative diverse. Quindi, per concludere, la nostra ricerca dei risultati, allo scopo, ai fini di produrre pani ad alto valore salutistico, riveste un ruolo importante sia la selezione di farine integrali derivate da cereali con un alto contenuto in composti bioattivi e antiossidanti, e anche la selezione di lieviti con caratteristiche peculiari importanti, che io chiamo sempre funzionali, capaci di conferire agli impasti fermentati le più elevate proprietà. Il nostro lavoro ha avuto un consenso anche a livello nazionale. La rivista Molini d'Italia ci ha chiesto di scrivere un articolo divulgativo, noi siamo stati ben contenti, questo è il titolo che ci hanno dato: In arrivo farine superlieviti per il pane del futuro. Questi lieviti potranno essere utilizzati per produrre pani ad alto valore salutistico. Le nostre ricerche stanno continuando, andando a caratterizzare ulteriormente questi lieviti per altre proprietà importanti, come ad esempio l'attività probiotica, l'attività antinfiammatoria ex vivo, quest'ultimo attività svolta in collaborazione con il dottor Hesin, che è un medico del Dipartimento di Ricerca Traslazionale dell'Università di Pisa, e andare a indagare la capacità di produrre da parte di questi lieviti acidi organici e acidi grassi, questa parte svolta in collaborazione con il gruppo degli zootecnici del nostro dipartimento. Vi ringrazio per l'attenzione e ho riportato qui le foto del gruppo delle microbiologhe del dipartimento. Grazie mille Monica, estremamente interessante veramente anche vedere il pane, che spesso sì, l'alimento, cioè un alimento tipico italiano che spesso non viene considerato quanto è importante sia tutto il suo processo di produzione, quindi come hai ben dimostrato l'utilizzazione di certi ceppi di lieviti. Vorrei solo approfittare un attimino proprio della slide conclusiva di Monica per salutare Manuela, che ha riportato appunto nella slide precedente direttore di questo centro, che spero sia presente e che quindi saluto cortesemente. Passerei la parola al secondo relatore di questa giornata, che è il professor Andrea Serra. Andrea Serra non è solo docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, ma sottolineo che è anche il presidente del corso di studio aggregato in
bioqualità e sicurezza degli alimenti e biotecnologie vegetali e microbiche. Quindi lo saluto anche in funzione del suo ruolo anche di presidente di un corso che sicuramente è importante per gli studi relativi a tutto ciò che concerne il cibo. E Andrea oggi ci parlerà di proprietà nutraceutiche di formaggi prodotti con caglio ottenuto dal succo di kiwi. Quindi un argomento direi nuovo e estremamente interessante. Prego Andrea, grazie. Grazie mille Lucia, grazie mille di avermi invitato, grazie mille di aver organizzato questo convegno e per sempre il tuo solito impegno, grazie davvero. Ora parliamo un pochino di questo argomento un po' strano, per così dire, anche per quanto riguarda il nostro percorso di ricerca. Se in effetti uno ci pensa, il latte è uno in effetti di pochi alimenti nato per esserlo, no? Perché di mestiere fa sostanzialmente l'alimento, non è che ha un'altra funzione, un po' come il miele, un po' come l'uovo, quindi sono comunque alimenti destinati a un individuo nelle prime fasi di sviluppo, quindi sono, diciamo, piuttosto perfezionati. Ci sono alcune cose da sottolineare, questa ovvia, spero, però la dico, che la produzione di latte di un bovino, come di qualsiasi mammifero, interviene solo dopo che questo ha partorito. Quindi inizia a produrre latte solo dopo che ha partorito. Se diamo un'occhiata un pochino dentro un cartone di latte, dentro 100 ml di cartone di latte, se facciamo pari a 100 questa quantità, notiamo che la maggior parte è rappresentata da acqua, quasi il 90%, una parte minore di minerali, poi abbiamo una parte importante di proteine, di lattosio e di grassi. Noi ci concentreremo in particolare sulle proteine perché sono quelle che consentiranno di trasformare il latte in formaggio. Se volessimo ragionare un po' in termini di chimici, di apporto di energia, noi dovremmo verificare che tolta il totale dell'acqua rimane sostanzialmente le cose sostanza secca, e se si fa uno zoom sulla sostanza secca notiamo che la parte che apporta energie è rappresentata da grassi, lattosio e proteine, e rappresenta sostanzialmente la cosiddetta sostanza organica. Sostanza organica che apporta circa 9 kcal ogni grammo di grasso, 4 kcal ogni grammo di proteine circa, e pure 4 kcal per ogni grammo di carboidrati. Quindi il totale è che 100 ml di latte apportano circa meno di 70 kcal. Ovviamente se si parla di latte bovino, quindi è un prodotto estremamente che apporta un quantitativo di nutrienti importante in un riduttissimo apporto calorico. Appunto, concentriamoci un pochino sulle proteine. Le proteine nel latte sono di due tipologie, le caseine e le proteine del siero. In percentuale, le proteine del latte bovino, in percentuale spostata più verso le caseine, il 75% sono caseine, il 25% sono le proteine del siero. Questa è una foto che ho fatto io per capire cosa vuol dire la serving size, vuol dire la quantità che è ritenuta idonea di latte dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, che sono 125 grammi, 125 ml, quindi un bicchiere dei puffi a metà, quindi una porzione abbastanza scarsina. I calcoli io le preferisco fare su una porzione un pochino più appagante, che sono un bicchiere quasi pieno, 180 grammi. In 180 grammi di latte noi abbiamo 5,8 grammi di proteine, di cui 4,3 grammi di caseina e 1,5 grammi di proteine del siero. Andiamo avanti sempre più in profondità, vediamo che se faccio un bello zoom di questo coso, ecco una fotografia
che ovviamente non ho fatto io, ma insomma una fotografia ingrandita del contenuto del latte, e si nota che una grande presenza, un grosso globulo, un grosso struttura di circa 5 mm, quindi che contiene i grassi. I grassi sono contenuti nel latte sotto forma di questi globuli. Ma a noi interessano le proteine, che sono un pochino più piccole, le caseine in particolare. Queste sono la micella caseinica, che è circa dai 300, dai 30 ai 300 nanometri, in quantità piuttosto importante, 10 alla quarta per ogni millilitro. Questo significa che la superficie d'azione, vuol dire se io stendo, prendo la superficie che c'è in un millilitro di latte, ottengo una superficie di proteine di 4 metri quadri, quindi è una cosa veramente impressionante. Apro ancora lo zoom e vedo che la caseina è fatta a forma di micella. Se vedete, ha dei globetti verso l'esterno e delle sorte di peli, di code, di capelli che rivestono l'intera micella caseinica. Quindi anche dal punto di vista chimico la caseina non è una vera e propria proteina, ma è un aggregato di proteina, tant'è vero che si caratterizza per avere una struttura quaternaria. Ancora una volta facciamo uno zoom ancora più approfondito, vediamo che la caseina all'esterno è costituita da una proteina che si chiama K-caseina, che è costituita a sua volta da una testa apolare e da una coda polare. Polare vuol dire sostanzialmente che è come se fosse una piccola pila, che ha un polo positivo e un polo negativo. Questo fatto che ha un polo positivo e un polo negativo è uno dei fattori che rende possibile che la caseina, la micella caseina, rimanga in dispersione colloidale, dispersa, sciolta nell'acqua, acqua che è un solvente molto polare. Quindi uno dei motivi, ci dobbiamo concentrare su questo, per il fatto che la caseina rimanga in dispersione, che non frulli, che non accagli, dipende dal fatto che la caseina sulla sua superficie ha questi capelli, diciamo così, che permettono alla caseina stessa di coordinarsi in qualche modo con l'acqua. Se io faccio però una sezione trasversale, noto che di sotto di questo guscio di glicoproteine ci sono almeno altre tre categorie di proteine, che sono proteine contenente fosforo, l'alfa-S1, l'alfa-S2 e la beta-caseina. Quindi la struttura della caseina è abbastanza articolata, e quello che conta per starsene in dispersione è appunto la presenza della proteina, della glicoproteina, la K-caseina, all'esterno della micella proteica. Oh, finalmente siamo arrivati dal latte al formaggio. Ecco qua, facciamo un altro bello zoom, fissato con gli zoom, un altro bello zoom, eccolo qua la nostra K-caseina. Se io aggiungo il caglio contiene un enzima chimosina che ha praticamente la funzione di forbice biologica e taglia esattamente in un punto specifico della catena di amminoacidi, e praticamente come se facesse la barba o i capelli a questa proteina, e quindi rende priva della coda proteica. Sono una sessantina di amminoacidi sostanzialmente, quindi per effetto del caldo, quindi che taglia questa coda, non c'è più il motivo per starsene in dispersione, anche per effetto concomitante dell'abbassamento del pH, si ha la precipitazione, la coagulazione delle proteine che interagiscono praticamente una sull'altra. Le seroproteine invece sono proteine che sono solubili in acqua, sono più piccoline, sono solubili in acqua, e nel latte si trovano in soluzione, ovviamente non sono sensibili al calcio e al pH, ma sono sensibili, quindi cagliano, per azione della temperatura, per effetto della temperatura.
Quindi, se aggiungo caldo e abbasso il pH, formo la cagliata, parallelamente alla cagliata si forma il siero. Dalla cagliata, si maturata e opportunamente lavorata, si forma il formaggio, mentre se scaldo il siero, che contiene le sieroproteine, le proteine precipitano e si forma la ricotta, che in effetti quindi è un prodotto di per sé assolutamente magro, perché il grasso è rimasto intrappolato nel reticolo proteico della cagliata. La chimosina, quindi, che è l'elemento principe, l'enzima principe per tagliare, per disgregare la casina e farla coagulare, non è l'unico enzima. Ci sono delle, ora lasciamo perdere il nome, ma insomma, delle famiglie di proteine che scindono la caseina, tra cui le proteine aspartiche, come la chimosina, per esempio, sono contenute nel cardo, nel carciofo, nel cardo selvatico, nelle proteine, le proteinasi cisteniche, un'altra famiglia, sono per esempio quella della ficus racemosa, un'altra famiglia ancora che taglia in un'altra maniera, che non sto a dire, è contenuta nel melone oppure nella lattuga. Il kiwi, l'actinide deliciosa, possiede una proteina che è inclusa nella famiglia delle proteasi cisteiniche, quindi è leggermente diversa rispetto alla chimosina. Come agisce? Il kiwi quindi contiene una sorta di cioè contiene una proteina d'azione proteolitica che interagisce sulla miscela caseinica, però non come interagisce la chimosina, ma all'interno, quindi agisce soprattutto sulla beta, quindi all'interno della miscela caseinica, anche se non solo, anche sulla K-caseina. In sostanza produce una rottura della caseina con pochi frammenti e grossi, quindi lascia abbastanza poco spezzettata, per così dire. Perché il kiwi? Noi abbiamo voluto sperimentare, abbiamo pubblicato anche questo lavoro insieme al mio gruppo recentemente. Abbiamo pensato al kiwi perché il kiwi è l'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali, è passata un'inesattezza grossa, ma quindi è diventata una sorta di cultura autoctona, molto presente in Italia. È facilmente reperibile e, come tutti sanno, è molto conservabile. Per farlo maturare ci vuole molto tempo, quindi è facilmente gestibile. Un'altra idea che ci è venuta è che questa sarebbe stata una possibilità di recuperare i kiwi di scarto, per esempio quelli sotto misura danneggiati, e quindi trasformare un sottoprodotto da rifiuto a coprodotto, quindi nell'ottica della arcinota economia circolare. Dulcis in fundo, il kiwi contiene molti elementi a azione nutraceutica, ad esempio polifenoli, azione antiossidante, eccetera, eccetera, per prevenzione delle malattie cardiovascolari, fitosteroli, che contribuiscono alla riduzione del colesterolo ematico, si sostituiscono a questi al momento dell'assorbimento e competono con questo al momento dell'assorbimento, minerali. Abbiamo voluto verificare se alcune o tutte di queste sostanze potessero passare e essere trasferite al formaggio. Abbiamo adottato questo procedimento estremamente semplice, quindi da un chilo di kiwi tagliato a pezzi, sbucciato e tagliato a pezzi, ridotto in purea, un mortaio, filtrato con un colino, con un semplice colino. Ora qui la cosa un po' più poco riproducibile a casa è questa, che abbiamo centrifugato per separare la parte solida e liofilizzato per ottenere la polvere contenente c'è un errore, due errori, actinidina. Abbiamo utilizzato questa polvere in una quantità pari a 80 mg
e l'abbiamo inserita in 200 ml di latte. Questo ha determinato la caseificazione, abbiamo pressato i formaggi e ridotte e analizzate appunto i formaggi. Velocissimamente, questi sono i risultati. I polifenoli totali, se vedete, allora, i polifenoli, come sapete, sono solubili in acqua e quindi un nostro dubbio era se sarebbero rimasti nel formaggio seguendo le proteine o sarebbero andati dietro la componente acquosa. E in effetti abbiamo visto che prevale la loro tendenza a complessarsi insieme alle proteine, a complessare le proteine. Quindi rimangono in effetti nel formaggio, quindi i polifenoli del kiwi seguono le proteine. Abbiamo fatto anche un'analisi dei polifenoli, si vede che le maggiori differenze fra il formaggio col caglio e il formaggio col kiwi sono soprattutto relativamente alla rutina, all'acido caffeico, all'acido cumarico, all'acido cinnamico. Okay? L'altra cosa che volevamo verificare è i fitosteroli. Anche per quanto riguarda i fitosteroli, nel caglio ovviamente non c'è nessun passaggio di fitosteroli, essendo sostanze lipidiche, questo ce l'aspettavamo, che davano a finire insieme alla cagliata, però è molto interessante vedere che il formaggio ottenuto con il kiwi, oltre ad avere il colesterolo, ovviamente, ha anche una componente, diciamo, non esagerata, ma nemmeno così trascurabile, di fitosteroli. Quindi con una possibilità di contrastare leggermente l'assorbimento del colesterolo a livello dell'intestino. Ultima cosa, sicuramente a qualcuno di voi sarà venuto in mente, dice, ma il formaggio sa di kiwi? Perché questa è una delle domande che probabilmente mi aspetterei o che farei. Ora, questa è un'analisi statistica complicata che non sto nemmeno a spiegare più di tanto, serve solo a dire che questo qui sono i formaggi con il kiwi e questi qui sono i formaggi ottenuti con il caglio normale. Quindi significa che dal punto di vista delle sostanze aromatiche che definiscono il profumo, l'aroma, il sapore, i due tipologie di formaggi sono ben separate, sono diverse. Quindi in soldoni, degli aromi passano nel formaggio e lo finiscono per caratterizzare, anche se in maniera non negativa. Non abbiamo avuto effetti negativi, cioè rilevati strumentalmente, ma non negativi in senso assoluto. In conclusione, velocissimissimamente, il coagulo della cagliata ottenuta con il kiwi, presenza ovviamente del differente strutturale rispetto al caglio. Quindi ovvio che l'enzima principale è comunque la caseina, la chimosina per produrre formaggio. Comunque anche con questi cali si ottiene una caseificazione dignitosa, che è assolutamente dignitosa. Trasferimento di nutraceutici dal kiwi al formaggio, aroma con settori differenti, ma non tali da raggiungere effetti negativi, da creare effetti negativi. Il nostro consiglio è quello di utilizzare queste tecniche, questi caldi, solo per la produzione di formaggi freschi, perché nella stagionatura può darsi che questa differente proteolisi si senta alla lunga. Ovviamente un altro aspetto importante è che l'utilizzo, insomma, di caglio vegetale può essere utile anche per determinate categorie di consumatori che magari non amano il caglio di natura animale. Con questo vi ringrazio. Ringrazio ancora Lucia per avermi invitato. No, sono io che ringrazio te, Andrea, interessante relazione, devo dire effettivamente molto molto carino tutti gli step dei successivi ingrandimenti, che probabilmente
ho un'idea, no, di questo liquido bianco, il latte poi all'interno di che cosa contiene, credo anche l'azione del caglio, no, questa forbice, no, devo dire estremamente interessante anche l'argomento di passare da un rifiuto a una risorsa, no? Cioè lo scarto del kiwi che può diventare una risorsa per un prodotto. Io tra l'altro, prima di continuare, dunque, innanzitutto saluto Riccardo Bucci che aveva lezione, è arrivato un pochino in ritardo, però prima di continuare volevo dire chiaramente a tutti coloro che sono presenti che avremmo deciso insieme agli altri relatori di lasciare la discussione, la possibilità di fare domande, commenti, curiosità al termine delle quattro relazioni, però invito tutti coloro che abbiano già domande o curiosità di scriverle sulla chat e poi al termine delle quattro relazioni saranno discusse dai relatori stessi. E continuo quindi col terzo relatore della giornata, il professor Giuseppe Conte, anche lui docente del dipartimento, sempre del gruppo della zootecnia, che ci illustrerà una relazione dal titolo Il formaggio, dalla scienza alla tavola. Prego Giuseppe. Grazie Lucia, anch'io ti ringrazio soprattutto per l'invito e la possibilità di poter partecipare attivamente in questi momenti di divulgazione. Bene, voglio prendere spunto un po' da quella che è stata la relazione del professor Serra. In quanto per parlare di formaggio, voglio chiarire subito un po' la definizione di questo prodotto, perché molto spesso viene interpretato in maniera errata. Quando parliamo di formaggio, come ha ampiamente descritto il professor Serra, noi parliamo di un prodotto che deriva dalla coagulazione delle caseine del latte. Quindi, ad esempio, voglio già togliere uno dei grossi errori che vengono fatti: la ricotta di cui si parlava precedentemente non è un formaggio. E pertanto tutto quello di cui io parlerò oggi si rivolgerà esclusivamente ai prodotti che fanno riferimento alla definizione che vi ho mostrato in questa slide. Quindi parlare di formaggi vuol dire aprire un grande mondo che richiederebbe un'altra giornata a sé stante, proprio perché, lo conosciamo bene, ci sono tutta una serie di prodotti con determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali e soprattutto anche nella composizione. Qui vi ho riportato solo alcuni esempi, ma in realtà ne potremmo vedere tantissimi. Ma l'aspetto interessante che riguarda poi quello che è il prodotto che arriva sulle nostre tavole e sul quale noi ci concentriamo particolarmente come uomini di scienza è proprio quello di valutare una delle queste due componenti, la parte lipidica e la parte proteica. Sulla parte proteica, già nella precedente presentazione abbiamo visto quali sono i lavori e le ricerche che si stanno portando avanti. Io invece mi vorrei concentrare un po' sull'aspetto relativo ai lipidi, proprio perché se andiamo a fare una, come ho fatto io e quello che vi sto presentando in questa slide, una ricerca bibliografica su quelli che sono un po' i risultati che vengono riportati in letteratura, vediamo che il consumo di formaggio è spesso associato a tutta una serie di problematiche per la salute umana. Qui vi ho riportato l'incremento dell'obesità, del diabete di tipo 2, l'incremento di malattie cardiovascolari, l'osteoporosi, relazioni con diverse tipologie di tumori, alla prostata, al colon retto, al seno. E se notate, gran parte di queste associazioni sono legate in particolare all'elevato contenuto di grassi saturi presenti all'interno di questo prodotto. Ma se andiamo a vedere più nel dettaglio per capire appunto questa associazione, effettivamente a ben vedere la composizione del grasso del formaggio è ampiamente caratterizzata da un livello di grassi saturi. Infatti i grassi saturi rappresentano il 70% circa di tutti i lipidi presenti in questo prodotto. Ed è una composizione che è ben lontana da quella che è la composizione ottimale che è stata suggerita come la migliore per la nutrizione umana, dove invece dovrebbe esserci una maggiore predisposizione al contenuto di monoinsaturi, e vedete che i saturi in realtà sono la componente più piccola.
Sulla base di queste considerazioni, allora effettivamente potremmo dire che l'associazione, tutti quei collegamenti che abbiamo visto precedentemente, sono effettivamente dovuti a, in particolare a questa componente che ritroviamo nel formaggio. Ed è quello che poi porta gran parte delle convinzioni sul fatto che un elevato contenuto di grassi saturi comporta problemi per la salute umana in relazione al consumo di formaggio e induce a ridurne il consumo di questo prodotto. Ma scendendo nello specifico, forse è bene fare una trattazione un po' più oggettiva di questi aspetti. Qual è il ruolo dei saturi? I saturi sicuramente sono collegati a un incremento del livello di LDL colesterolo, il cosiddetto colesterolo cattivo, quello che maggiormente è associato ai problemi di soprattutto quelli cardiovascolari. Ma se andiamo a valutare gli aspetti nella composizione, in realtà non tutti i saturi contribuiscono in maniera diretta a questo effetto che vi ho presentato. Quelli più direttamente coinvolti sono l'acido laurico e il miristico. Poi abbiamo il palmitico, che possiamo considerare anche borderline, non è così strettamente associato a questo effetto, ma ci sono anche i grassi saturi che invece non hanno un effetto così negativo, anzi il loro ruolo è molto importante per la salute dell'uomo. Ma quantifichiamoli questi grassi nel latte e quindi nel formaggio? Bene, il laurico e il miristico sono solo l'11,4%, e se ci vogliamo mettere anche il palmitico, superiamo di poco il 30%. Quindi vedete che il ruolo dei grassi saturi negativi non è quel 70% di cui stavamo parlando, ma è un poco meno della metà. E infatti, se rifacciamo una ricerca scientifica, soprattutto una ricerca bibliografica, vediamo che in realtà ci sono altrettanti lavori che mostrano come non si siano trovate associazioni dirette tra il consumo di formaggio e gli stessi problemi che vi avevo mostrato precedentemente. Anzi, addirittura a volte si è concluso che il consumo di formaggio ha degli effetti positivi. Quindi la conclusione a cui siamo arrivati è che al momento il consumo di formaggio e l'effetto sulla salute umana rimane tutto da definire e soprattutto non giustifica quelli che sono gli allarmismi che si creano intorno al consumo di questo prodotto. Questo perché? Perché in realtà nel formaggio noi abbiamo anche tutta una serie di componenti lipidiche che svolgono un ruolo positivo per la salute dell'uomo. Una di queste categorie è quella degli isomeri coniugati dell'acido linoleico, che vengono spesso rappresentati con la sigla CLA. È un gruppo di acidi grassi, di cui qui vi ho riportato la lista dei principali che si ritrovano nel latte, quindi nei prodotti lattiero-caseari. Ma come potete vedere, in realtà, il latte, quindi anche i formaggi, ne presentano solo uno in grande quantità, che già da solo rappresenta circa il 90% di tutta la categoria. E a questo acido grasso viene attribuita un'importantissima attività funzionale e nutraceutica che non può essere trascurata. Pensate che a questo acido grasso sono riconosciuti effetti anticancerogeni sui tumori della mammella e sull'intestino, sulla prostata. Svolge un'importantissima azione anticolesterolemica e sulla protezione delle coronopatie. Ha un effetto antidiabetico, ha un effetto attivo sulla riduzione dell'obesità. Quindi capite che svolge un ruolo importante nelle proprietà funzionali dei prodotti lattiero-caseari. E il ruolo che si è fatto sugli studi fatti su animali da laboratorio ha mostrato come il consumo di alimenti arricchiti con questo acido grasso ha comportato una riduzione del colesterolo, in particolare del cosiddetto colesterolo LDL. Ma dove li ritroviamo principalmente questi CLA? Sono esclusivi dei prodotti, soprattutto dei prodotti di origine
animale, anche se piccole quantità le ritroviamo anche in altre matrici, ma sono soprattutto concentrati in quelli che sono gli alimenti derivanti dai ruminanti. E il formaggio rappresenta l'alimento che ne contiene maggiormente. Il fatto che sia presente nei ruminanti è legato proprio a una fisiologia di questa tipologia di animali, che assumendo acidi grassi dalla dieta, in particolare il linoleico, l'acido linoleico e l'acido alfa-linolenico, questi acidi a livello del rumine, che è quindi il punto nevralgico di tutto il processo metabolico, vengono trasformati in tutta una serie di altri acidi grassi, tra cui ci sono appunto il CLA e poi il 18 con 1 trans 11, chiamato baccenico, che in realtà può essere considerato anche il precursore del nostro CLA. Questi acidi grassi si trasferiscono nella ghiandola mammaria e da qui poi si accumulano nel latte, e per questo li ritroviamo anche nel formaggio. Non possiamo dimenticare e trascurare che nel latte sono presenti anche gli acidi grassi omega 3 e il loro ruolo positivo, che è ben noto a tutti, è presente anche nel formaggio e non solo su alimenti come il pesce o i prodotti di origine vegetale. Quindi non possiamo trascurare sia questa categoria di acidi grassi che quella dei CLA. Viene qui quindi la necessità, e noi come gruppi, come ricercatori del settore, ci siamo fatti carico di questi aspetti e ci siamo chiesti: ma è possibile produrre dei formaggi che presentino delle caratteristiche nutraceutiche? Abbiamo dimostrato che questo è possibile. Come? Lavorando sulla riduzione dei grassi con effetto negativo, quindi i saturi, ed incrementando quelle componenti che invece hanno un ruolo positivo per la salute dell'uomo. Ovviamente tutte queste prove vengono fatte lavorando sul latte, modificandone la composizione, proprio perché poi trasferendo queste proprietà dal latte al formaggio è possibile avere quella che viene chiamata un'amplificazione dell'effetto, perché se consideriamo la percentuale di grasso nel latte si oscilla intorno al 3,27%, nel formaggio stiamo parlando di un livello che è 10 volte superiore, e quindi l'incremento di grasso vuol dire anche un incremento del suo effetto. Ma come possiamo lavorare a livello di miglioramento per incrementare questi effetti? Le vie strategiche che ci siamo fissati sono due, essenzialmente: l'alimentazione dell'animale oppure la selezione genetica. Con l'alimentazione sicuramente l'effetto è immediato: appena l'animale assume particolari componenti nella dieta, modifica la composizione del latte che produce sulla falsa riga dello schema che vi ho presentato precedentemente. Il problema di questo sistema di intervento è che purtroppo l'effetto viene a cessare quando viene a mancare la componente dietetica che gli abbiamo fornito. Con la genetica invece stiamo lavorando anche in questo senso, però il percorso per raggiungere un risultato ottimale è ancora lungo, perché la selezione genetica richiede dei tempi molto lunghi. Però siamo certi che appena riusciremo a raggiungere degli effetti interessanti, quegli effetti diventeranno intrinseci nella specie che sarà studiata, e di conseguenza l'effetto che avremo raggiunto sarà persistente. Quindi oggi vi voglio presentare alcuni risultati relativi all'alimentazione, dove abbiamo degli importanti risultati che sono stati ad oggi ben consolidati. E sappiamo che per incrementare nel latte il livello di CLA, del baccenico, dei grassi omega 3, gli effetti possono essere raggiunti con l'aumento del pascolo, quindi la presenza di pascolo nell'alimentazione dell'animale è fondamentale per migliorare la qualità del latte, oppure con l'integrazione di fonti lipidiche con ricche di acidi polinsaturi, che permettono di arricchire il latte di quei componenti di cui vi ho raccontato precedentemente. E le integrazioni lipidiche sono delle più svariate, qui vi ho riportato solo degli esempi: semi di oleaginose, semi estrusi, saponi di calcio, addirittura olio di pesce.
E questi sono alcuni dei nostri risultati, un lavoro fatto nel 2010. Vedete come l'effetto del pascolo sia evidente. L'area in verde rappresenta il momento in cui gli animali venivano portati al pascolo, che è praticamente il periodo primaverile, inizio estate. In questa fase gli animali, avendo una maggiore disponibilità di pascolo, aumentano il contenuto di CLA e omega 3 all'interno del latte, cosa che purtroppo non avviene quando il pascolo viene a mancare per ovvi motivi stagionali. Ovviamente in inverno è molto più difficile avere disponibilità del pascolo. L'altro effetto, che il risultato di un altro nostro lavoro, è quello relativo all'integrazione della componente lipidica della dieta con degli ingredienti particolari che possono favorire l'incremento di CLA e acidi omega 3 quando ad esempio il pascolo viene a mancare, perché appunto nel periodo invernale possiamo raggiungere gli stessi risultati integrando la dieta con alcune fonti lipidiche. Nello specifico qui abbiamo considerato l'utilizzo di olio di soia o matrici a base di lino, e vedete l'incremento percentuale che abbiamo osservato rispetto a una dieta priva di questi ingredienti. Ma un risultato importantissimo è quello che noi poi abbiamo raggiunto come gruppo di ricerca nella produzione di un pecorino arricchito con CLA e omega 3 come conseguenza dell'alimentazione delle pecore con semi di lino estruso. I risultati che sono stati pubblicati ormai nel 2011 ci hanno dimostrato come l'incremento di questi acidi grassi è stato del 200%, dei risultati molto importanti. E soprattutto vedete, vi voglio sottolineare, la riduzione del livello di saturi, che è passato da quella, in questo caso era 63%, comunque parliamo di quei valori che vi dicevo prima, 70%, fino a poco meno del 50%. E sono calati soprattutto quegli acidi grassi negativi per la salute dell'uomo. Facendo un rapido calcolo per darvi un po' l'idea dell'importanza di questo pecorino che noi abbiamo ottenuto, tenete conto che un'assunzione giornaliera di 700-800 mg di CLA comporta degli effetti importantissimi per la salute umana. Bene, se noi considerassimo l'assunzione di 80 grammi di questo formaggio, che ha quelle caratteristiche che vi ho riportato, e facessimo due rapidi calcoli, vedremo che in grosso modo si raggiungerebbe con 80 grammi il livello di CLA necessario per un ottimo effetto salutistico per la dieta umana. E gli effetti poi li abbiamo anche visti in un altro lavoro, dove sono stati dei pazienti, ovviamente volontari, con una leggera colesterolemia, è stato somministrato per 3 settimane 90 grammi del pecorino di cui vi ho descritto precedentemente. E badate bene che in condizioni, pazienti di questo tipo, molto spesso a questi pazienti viene impedito o suggerito di ridurre il consumo di formaggio. Bene, pazienti che hanno mangiato per 3 settimane questo quantitativo di formaggi hanno mostrato un significativo decremento del contenuto di colesterolo totale ed in particolare del cosiddetto colesterolo LDL, quindi del colesterolo cattivo. Quindi i nostri lavori cosa hanno dimostrato? Che sicuramente il formaggio può essere migliorato, anzi lo abbiamo dimostrato che la composizione lipidica del formaggio è modificabile e indirizzabile in una direzione ottimale per la salute dell'uomo, e soprattutto i suoi effetti sono rilevanti e portano a concludere che il formaggio non deve essere ridotto nell'alimentazione umana, ma deve semplicemente essere rivalutato in un altro senso. È ovvio che questo vale un po' per tutti gli alimenti, il formaggio deve essere inserito nell'ottica di una corretta alimentazione. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Giuseppe, grazie veramente anche del lavoro che state svolgendo. Io adoro il formaggio, come penso molti.
dei presenti, comunque in generale, quindi tutto ciò che state facendo per cercare di poterlo mangiare serenamente non può che essere di aiuto a tutti noi. E passiamo quindi all'ultima relazione, quella del professor Riccardo Gucci, che tratterà di un altro alimento, direi, dell'eccellenza italiana, l'olio extravergine di oliva, e il professor Gucci ci farà una relazione di questo prodotto dal campo alla tavola. Prego Riccardo, grazie. Dovreste già sentirmi, sto cercando di mettere lo schermo. Sì, sì, ti vediamo Riccardo. Sì. Qualche piccolo... No, non mi dai il tasto condividi attivo, eccolo qua, eccolo qui. Nessun problema. Adesso? Vediamo, sta... Adesso si vede? In questo momento no, Riccardo, abbiamo visto qualcosa. A me dà che c'è la condivisione. Però dovresti condividere, adesso credo che sia condiviso lo schermo. E adesso vediamo PowerPoint e se lo metti in modalità presentazione penso che sia perfetta. Ci siamo? Sì, magari se ce la fai a togliere in basso. Ecco, perfetto, perfetto Riccardo, prego. Ok, grazie, scusate per l'inconveniente, era anche per essermi collegato un pochino tardi, ma non potevo fare altrimenti. E penso che tocca a me chiudere le presentazioni di questo pomeriggio aggiungendo al pane e al formaggio il condimento, cioè l'olio extravergine d'oliva, è l'argomento di cui vi parlo. E nel trattarlo io cercherò di rispondere a quattro domande sicuramente frequenti, non necessariamente tutte banali. Alcune di queste hanno in realtà risposte complesse. Cioè, che cos'è l'olio extravergine d'oliva? Cosa contiene? E i suoi contenuti da dove derivano? Gli oli di oliva, e qui notate che ho scritto sopra extravergine e sotto ho scritto di oliva, sono tutti uguali? Perché questo prodotto fa bene alla salute? Se fa bene alla salute, in altre parole, perché c'è così tanta attenzione su questo prodotto? Bene, innanzitutto, che cos'è l'olio extravergine d'oliva? Ora, la definizione è quella che vi ho riportato sotto, è ripresa dai regolamenti comunitari, quindi classifica merceologicamente il prodotto, ma per dirla in termini molto semplici e diretti, è il risultato della lavorazione delle olive ed estratto soltanto attraverso mezzi fisici, cioè senza alcun altro processo di natura chimica. E questo vale anche per la fase di conservazione, cioè la durata del prodotto, la sua vita di scaffale, dipende da quello che è il contenuto di composti naturali antiossidanti, ve lo dico già da adesso, che derivano direttamente dall'oliva e poi finiscono nell'olio. Da questo punto di vista, l'olio extravergine d'oliva è molto diverso dall'olio d'oliva. Ora, questa è una delle contraddizioni del prodotto, perché quando parliamo di altri prodotti alimentari gli diamo il loro nome e quello è. Qui invece l'olio d'oliva è un qualcosa di diverso e di qualità nettamente inferiore rispetto all'olio extravergine di oliva. Cos'è l'olio di oliva? Beh, l'olio d'oliva è una miscela. Sì, è vero, c'entrano anche degli oli vergini di oliva nella miscela, ma ci sono poi oli raffinati, cioè estratti con solvente, sempre di oliva, direte voi. Il problema è che
i rapporti fra quelli cosiddetti lampanti e gli oli vergini non è definito, per cui quando comprate un olio d'oliva, magari attratti anche da un prezzo un pochino più basso, però ci si pensa che tanto lo stesso ci sarà una bella quota di olio extravergine. Purtroppo non è così, ci piacerebbe pensarlo, ma poi non è quello che avviene. Quindi dal punto di vista di tutto quello che dirò a valle, noi ci interessiamo dell'olio extravergine di oliva, non dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è un prodotto equiparabile agli oli di semi, ma forse direi anche inferiore a molti oli di semi di qualità. E quindi tutto quello che poi andrò a dire sugli effetti benefici non vale per l'olio d'oliva. Seconda domanda, ma cosa c'è dentro l'olio extravergine d'oliva? Beh, innanzitutto è materia grassa, quindi costituito per la grandissima maggioranza da lipidi. Stiamo parlando di 98-99% della composizione, quindi quasi tutto. Quasi tutti i gliceridi, in particolare i trigliceridi, sono quelli che fanno la parte del leone, cioè siamo al 97-98%, e all'interno dei trigliceridi, se andiamo a esaminare la composizione in acido grasso, in acidi grassi, quello più abbondante è sicuramente l'acido oleico, da cui il nome. Stiamo parlando che per la classificazione merceologica, quella dei regolamenti comunitari, deve essere almeno il 56%, ma insomma negli oli che produciamo in Italia è sempre molto più elevato. Il fatto che sia materia grassa, che sia quasi tutto grasso, già ci dice che non dobbiamo esagerare, quindi fa bene, ma dobbiamo stare attenti perché ovviamente la nostra dieta, è stato detto anche in una delle relazioni precedenti, non deve avere un eccesso di grassi. E cosa sono invece quelle parti mancanti a 100, i cosiddetti componenti minori, che pesano per lo 0,5-1,5%, quindi dal punto di vista del contenuto sono sicuramente minori, ma non lo sono per importanza. E non lo sono per importanza perché non solo è una classe che contiene moltissimi composti chimici, io vi ho elencato le classi principali con i relativi intervalli di variazione, quindi idrocarburi, per esempio lo squalene è il più abbondante, gli steroli, e ce ne sono molti che servono anche e sono ripresi nei regolamenti comunitari per poter individuare delle eventuali aggiunte di oli di altra provenienza vegetale, ovvero frodi, all'interno degli oli vergini, alcoli triterpenici, alcoli alifatici, vitamine, i tocoferoli sono la vitamina E, poi ancora composti organici volatili, quelli che hanno un impatto sul gusto e sull'olfatto, cioè che li percepiamo e quindi danno anche la gradevolezza del prodotto, i pigmenti che lo colorano, ed infine questa classe cosiddetta dei polifenoli o biofenoli, che a sua volta si suddivide in vari gruppi di composti, di cui quelli che ci interessano di più sono i secoiridoidi ed i lignani, in particolare i secoiridoidi, almeno per due motivi principali. Uno è che sono praticamente esclusivi della famiglia delle oleacee, quindi non li troviamo se non in tracce minime all'interno di altre matrici vegetali, e secondo il fatto che hanno un potere antiossidante molto elevato. Ora, voi vedete già nella diapositiva che se i polifenoli sono piuttosto abbondanti come composti di quel piccolo 1% dei componenti minori, l'intervallo di variazione fra le diverse categorie di oli extravergini è veramente impressionante, si va da quasi niente fino a 1000 mg, cioè un grammo per chilo d'olio. Da dove vengono questi polifenoli dell'olio? Beh, evidentemente vengono dall'oliva, quindi un po' come tutto. Se ricordate, anni fa una marca molto nota aveva come pubblicità del suo olio extravergine
la spremuta di olive, perché in realtà è così, l'abbiamo visto anche nella definizione. E all'oliva giungono come precursori attraverso tutta una serie di percorsi biochimici abbastanza differenziati del cosiddetto metabolismo secondario, ma che ormai non consideriamo più tanto secondario data la sua importanza, quindi a partire dai prodotti della fotosintesi clorofilliana. I carboidrati vengono convogliati nel floema, giungono all'oliva, qui ci sono tutta una serie di altre elaborazioni che vengono fatte e si accumulano fino al 2% di peso secco in questo frutto, che è una percentuale straordinaria se la confrontiamo con quelli di altri frutti, di vegetali, è veramente un quantitativo elevatissimo. All'interno dell'oliva troviamo tutta una serie di composti di questa classe dei secoridoidi che hanno anche dei nomi un pochino astrusi, quindi io non centro particolarmente bascoside, ligustriosidi, nuzenide. Quello diciamo un po' più familiare è l'oleuropeina, perché richiama il nome, anzi è lui che ha preso il nome dalla specie. Questi composti li ritroviamo, sebbene in forme un pochino diverse, all'interno dell'olio, perché queste molecole che sono glucosidate, cioè contengono una parte di zucchero, nel processo di estrazione, con la rottura dell'integrità cellulare, quello che facciamo in frantoio, vengono a degradarsi soprattutto per effetto di reazioni di idrolisi, anche di isomerizzazione, ma sono prevalentemente idrolisi operate dalle beta-glucosidasi endogene. Ora, di questa quantità enorme di fenoli presenti, di secoiridoidi e di tutti i biofenoli presenti nel frutto, noi in realtà nell'olio ne recuperiamo una piccola quota, dall'1 al 3%. Perché? Perché sappiamo che i fenoli sono fortemente idrofili, sì, si sciolgono parzialmente, anzi, quando sono in forma gliconica si sciolgono un pochino di più, quindi il fatto che intervenga l'idrolisi ci aiuta, ma solo una piccola quota finisce nell'olio e tutto il resto va nelle acque di vegetazione. Questo è il motivo per cui le acque di vegetazione sono così inquinanti e fino a non molto tempo fa costituivano la preoccupazione e anche il costo principale dei frantoi, perché non possono essere sversate tal quale. Questa abbondanza di fenoli poi è tutta una serie di effetti sul microorganismi, quindi fortemente inquinante. Ma così come erano un grosso problema, oggi stanno diventando una grossa risorsa, perché almeno nei frantoi di avanguardia ormai vengono utilizzate delle tecnologie che recuperano i fenoli, ne recuperano grandi quantità, e questi possono essere venduti alle industrie cosmetiche, farmaceutiche, della mangimistica. Ora, non è un processo ancora perfettamente consolidato, ma vediamo una strada tracciata in maniera molto netta. Quindi si vede che questo aspetto di economia circolare, anch'io uso un termine un po' abusato, però questo aspetto effettivamente oggi è tecnologicamente possibile, per cui un alto potenziale di valorizzazione di quelli che un tempo erano scarti, per i quali si pagava molto per smaltirli, e oggi invece diventano un reddito aggiuntivo del frantoio. Ma questi biofenoli che troviamo nell'oliva da cosa dipendono? Beh, io ho diviso in due grossi comparti i fattori che ne determinano. Alcuni che riguardano prettamente la pianta, i fattori ambientali e quindi anche le pratiche culturali che andiamo a mettere in atto. L'altro invece che riguarda il frantoio. Ora io mi occupo di coltivazioni arboree, non di tecnologie, quindi del frantoio non vi dico nulla. Vi faccio invece qualche esempio di quelli che sono gli effetti della varietà, quindi la componente genetica, la maturazione e il suo stadio di maturazione del frutto, che vuol dire epoca di raccolta in termini pratici,
della disponibilità idrica, che significa in quale ambiente viene coltivato l'olivo. È un ambiente molto arido o è un ambiente come per esempio in Italia centrale, dove c'è una discreta disponibilità idrica? E ovviamente dal punto di vista della manipolazione pensiamo subito all'irrigazione. E poi infine la luce, che è l'altro fattore ambientale che in parte riusciamo a gestire attraverso la potatura e l'impostazione della forma d'allevamento. Cominciamo con la varietà. Questo è uno studio di colleghi italiani che hanno fatto quasi una decina d'anni fa un confronto fra 12 varietà italiane. Queste varietà di olive differivano in parte per la loro diffusione geografica e in parte per il fatto che alcune avevano una altissima concentrazione fenolica nell'oliva e quindi anche negli oli, ed altre invece bassissima. Ora, per semplificare, consideriamo la curva più in alto, questa rossa, che è della cultivar coreatina, e quella più in basso, che è invece della cultivar chiamata Dolce d'Andria. È interessante perché non solo sono tutte e due pugliesi, ma condividono lo stesso areale. E vedete che la situazione in termini quantitativi è straordinaria come differenza. La coreatina, la cultivar più diffusa, almeno quella che costituisce proprio il grosso della produzione pugliese, è anche quella che per molto tempo è stata un vero problema, perché dà degli oli talmente concentrati in fenoli e anche secoiridoidi, che poi alcuni dei quali danno quelle sensazioni di amaro e piccante, ma molto amaro, tale da non consentirne quasi la valorizzazione in purezza. Ed infatti vedete che in questo gruppo di 12 varietà stacca e si pone in alto. Al contrario, la Dolce d'Andria è una cultivar che non solo parte con pochi fenoli, ma quando arriva in fondo pronta ad essere raccolta, praticamente non ce n'ha. E non è un caso che una di quelle cultivar, sapete ce ne sono due o tre nell'Italia meridionale, che riusciamo a consumare fresca. Voi provate ad addentare un'oliva tal quale quando è il momento della raccolta e ne rimarrete disgustati per l'amaro. Ebbene, la Dolce d'Andria è una di quelle cultivar che invece si possono consumare praticamente tal quale. C'è un'altra informazione però che viene fuori da questo grafico, ed è quella che riguarda l'epoca di maturazione. Vedete che tutti i profili, tutti gli andamenti dei fenoli nell'oliva sono discendenti. Quindi se io aspetto molto, i fenoli diminuiscono. E questo spiega perché negli ultimi 15 anni, 20 anni massimo, abbiamo assistito, per buone ragioni, ad un anticipo dell'epoca di raccolta che possiamo quantificare anche oltre un mese, Toscana compresa, ma ancora di più in regioni proprio meridionali, dove la raccolta avveniva molto, molto tardi. Vediamo un attimo gli aspetti legati invece a due importanti fattori ambientali. Guardiamo soltanto il grafico tridimensionale a destra, dove c'è il contenuto complessivo dei fenoli, questa volta nell'olio, e in funzione della quantità di luce percepita all'interno di una stessa chioma, quindi stessa varietà, stessa chioma, questo è il lavoro fatto da noi a Pisa, quindi è la famosa cultivar frantoio, cultivar toscana e diffusa in tutto il mondo, dove selezionavamo frutti in varie porzioni che si distinguevano soltanto per il fattore luce. E invece su quest'altro asse c'è un indice di stress idrico, quindi quanto più si sposta a destra i fenoli salgono perché le piante sono più stressate, quanto più si sposta da quest'altro lato c'è più luce e aumentano i fenoli. Più luce, più fenoli, più deficit idrico, più fenoli. Perché ci interessano tanto questi fenoli? Ora, i motivi sono tanti. Vi ho detto che noi li percepiamo dal punto di vista sensoriale, quindi un po' di piccante, qui dipende dai gusti, quindi non voglio influenzare nessuno con i miei gusti personali, però un po' di piccante, un po' di amaro, se combinato bene armonicamente insieme ai composti volatili, dà delle sensazioni estremamente bilanciate e gradevoli. Poi vi ho anche detto che i fenoli e in particolare i secoioidoidi sono
le molecole più importanti come antiossidanti insieme ai tocoferoli per la stabilità dell'olio, cioè la sua durata nel tempo, il fatto che possano reggere, che l'olio può durare molti mesi integro o quasi, in funzione soltanto del suo bagaglio naturale di questi composti ossidanti. Ma credo che il motivo principale per cui ci sia la maggiore attenzione da parte dei consumatori e di tutti noi, visto che si sta parlando di nutraceutica in questo incontro, derivi dall'attenzione e i risultati della ricerca medica. Ora, io non sono né un medico e né un farmacologo, quindi quello che vi dico non solo è da quelli che sono lavori di rassegna di questo tipo di letteratura, ma vi aggiungo anche che nell'incontro delle pillole di Nutrafood del 21 gennaio il professor Macchia ha illustrato con molta più competenza di me quelli che sono gli aspetti benefici. Però una cosa possiamo dire: se spostiamo tutta l'attenzione sulla composizione della componente grassa, le evidenze ci sono, ma ci sono anche in senso contrario. Mi ricordo Macchia ha parlato bene della dieta mediterranea, però è anche vero che non è soltanto l'acido oleico esclusivo della dieta mediterranea, è anche vero che oggi abbiamo oli di semi cosiddetti alto oleico, tipo il girasole, il mais, che hanno concentrazioni di oleico superiori a quelle dell'olio d'oliva. L'acido oleico lo troviamo in alcune carni, e anche l'effetto sulla colesterolemia è un effetto non necessariamente il massimo, perché gli acidi grassi poliinsaturi hanno degli effetti maggiori. In altre parole, sembra che dal punto di vista anche della prevenzione delle malattie cardiovascolari non è tanto oggi soltanto il livello di colesterolo, ma l'attenzione si è spostata su tutta un'altra serie di fattori di rischio, quali quelli infiammatori, quali quelli trombotici, quali disturbi legati al diabete, eccetera, eccetera. Mentre se andiamo a vedere i principali filoni di ricerca medica legati agli antiossidanti, proprio sulla prevenzione del rischio cardiovascolare, l'EFSA, cioè l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, si è espressa come evidenza scientifica, quindi attraverso delle meta-analisi scrupolosissime, per dire che vi è una relazione di causa-effetto fra il consumo di polifenoli e la protezione delle particelle LDL dal danno ossidativo. Polifenoli dell'olio extravergine di oliva che sono più biodisponibili che se per esempio presenti o aggiunti in altre matrici alimentari, e l'EFSA dà anche delle indicazioni su quello che deve essere l'assunzione giornaliera minima di idrossidi di rosolo, suoi derivati, cioè uno dei componenti più attivi, pari a 5 mg nell'olio extravergine di oliva. Quindi se parliamo di olio d'oliva stiamo parlando proprio di un'altra cosa, non c'entrano niente gli effetti salutistici. Questa è un'evidenza molto importante, perché fermo restando che stiamo parlando di grasso e quindi non dobbiamo esagerare, deve essere inserito all'interno di una dieta bilanciata, però dobbiamo ricordare come a questo punto c'è una grande differenza a seconda del tipo di olio extravergine che consumiamo, perché non tutti gli extravergini hanno la stessa dotazione di antiossidanti, e lo vedevamo nel grafico, quello delle cultivar. Questo che cosa vuol dire? Che se la dose consigliata è di 20 grammi al giorno di olio, perché se eccediamo poi abbiamo effetti negativi e possono essere molto seri, capite bene che quegli oli devono avere una dotazione, se vogliamo fare il calcolo preciso, di 250 mg per chilo, ma in realtà non è quello, devono averne di più, perché queste sostanze antiossidanti nella durata del prodotto vengono in parte consumate, quindi seguendo la cinetica naturale di questi oli finisce che noi inizialmente dovremmo avere dei quantitativi di circa 350-400 mg per chilo di olio, che
che sono dei quantitativi non banali, cioè dobbiamo già sapere prima, già in campo e poi in frantoio, come lavorare per ottenere questi risultati, che sono dei risultati sulla salute umana certificati dall'EFSA. Ci sono altre due linee importantissime, non vi dico praticamente nulla, appunto vi rimando al seminario del professor Macchia. Sul cancro ci sono diversi studi in corso, delle buone evidenze, ma ancora l'EFSA non si è pronunciata. Quindi bisogna continuare a lavorare. E poi c'è tutto un filone delle patologie neurodegenerative che è molto promettente, ci sono le prime evidenze, ma qui si sa ancora molto poco. Però sembra che ci siano dei risultati veramente interessanti. Detto questo, vengo alle conclusioni. Ho cercato di porre di nuovo l'accento sul fatto che questo è un prodotto e un alimento particolarmente unico e la cui qualità nasce in campo e arriva fino alla nostra tavola e, contrariamente a quanto molti possano pensare che meno si fa meglio è, no, richiede conoscenza e richiede tecnologia già dalla fase di campo. Chi fa bene non è l'olio d'oliva e, attenzione, non sono nemmeno qualsiasi olio extravergine di oliva. Devo ahimè dire che pur nell'eccellenza del panorama degli oli italiani, in realtà c'è anche tanta roba di basso livello. Stiamo migliorando, però non è sempre vero che l'olio, come lo facevo una volta oppure come lo fa, è il migliore. Assolutamente no. E per molti versi, abbiamo visto la componente dei biofenoli, qualità va a braccetto con salute. E poi, ovviamente, non dimentichiamoci che ci deve anche piacere, perché non è una medicina, è un condimento, come si diceva all'inizio. Io vi ho lasciato due diapositive anche che non commento, perché non voglio perdere tempo, per approfondimenti del nostro lavoro di ricerca che facciamo in seno al DISA, a Pisa, e un'altra come riferimento generale per chi vuole avere una informazione un po' più divulgativa. Una riguarda il sito e le attività dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, che ha sede a Spoleto, e l'altra una rivista di filiera. In Italia siamo fortunati, abbiamo una rivista interamente dedicata a questa filiera, c'è solo un altro esempio in Spagna, dove si trovano un po' tutti i contributi che riguardano il mondo di questa filiera, che nasce da questa pianta straordinaria a cui dobbiamo essere grati ogni volta che godiamo del nostro condimento olio extravergine di oliva. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e ripasso la parola alla moderatrice per le conclusioni, le domande. Grazie mille Riccardo, grazie dell'interessante relazione. Anche in questo caso abbiamo visto quanto sono importanti, invece hai sottolineato giustamente che l'olio extravergine di oliva era già stato trattato nella prima pillola, però abbiamo visto quanto importante poi alla fine sono i mezzi di produzione, quindi tutte le tecniche agronomiche utilizzate poi per la qualità finale di questo prodotto certamente di eccellenza. Quindi prima io passerei la parola, direi farei un giro di tavolo per domande che sono arrivate. Ecco, ne vedo una, io credo questa a Giuseppe, il professor Conte, giusto, hai detto a un certo punto la ricotta non è un formaggio, giustamente la platea ti chiede in che senso non è un formaggio. No, sono contento di aver un po' destabilizzato la situazione, era il mio obiettivo. Rispondo dicendo che vi ho riportato nella slide la definizione ufficiale di formaggio. Il formaggio è un prodotto che deriva dalla coagulazione delle caseine del latte. Quindi adesso permettetemi di fare un'invasione nella presentazione del professor Serra. Vi ha fatto vedere a un certo punto uno schema in cui si vedeva che l'aggiunta del caglio comporta la coagulazione delle caseine e quindi la produzione di una massa solida che poi diventerà formaggio. Ma da questo trattamento residua una componente che invece è il siero. Il siero è la parte acquosa del latte che contiene al suo interno altre proteine, che si chiamano appunto sieroproteine,
che appunto vengono poi trattate termicamente e portano alla coagulazione delle stesse. E questa è la ricotta. Infatti il nome deriva proprio dal fatto che ricuociamo una matrice di partenza che è quella del latte. Quindi la ricotta in realtà non deriva dalla coagulazione delle caseine, ma da quella delle sieroproteine. E pertanto diventa un derivato del latte, ma non lo potete classificare come formaggio. Grazie mille Giuseppe. Vediamo se ci sono altre domande per i relatori. Ce n'è una da Gabriele di Lecce. Buonasera, chiedo al professor Serra quali sono i risultati che si ottengono se si usa l'estratto di melone invece del kiwi per la produzione dei formaggi. Ma sostanzialmente si sente, sì. Sì, sì, sì. Grazie Gabriele della domanda. Sostanzialmente i caldi di natura vegetale si assomigliano un po' tutti, quindi i risultati possono essere simili. Ovviamente i nutraceutici che passano all'interno del formaggio sono differenti, ma dal punto di vista delle proprietà tecnologiche e di trasformazione sono simili. Non sono caldi perfetti per fare formaggio. Il caldo, a mio avviso, perfetto per fare formaggio è quello rappresentato dalla chinusina. Si riesce a fare dei formaggi, a mio avviso, freschi, casciottine, andare sugli stagionati secondo me è sempre un rischio, perché la rottura della miscela caseinica un po', diciamo così, a caso, presenta prima o poi, secondo me, degli effetti negativi sull'aspetto organolettico. Fra il kiwi e il melone, quindi, cambiano sostanzialmente i nutraceutici che possono passare, però l'aspetto tecnologico è sostanzialmente il solito. Grazie mille Andrea, vediamo se ci sono altre domande. Ah, cosa sono i fitati? Credo che questa domanda sia per Monica sicuramente, perché probabilmente appunto questa è una curiosità. Che cosa sono questi composti? Ce lo puoi spiegare, credo, no? Certo, grazie, anzi, della domanda. In realtà non mi ero, diciamo, dilungata troppo perché avevo paura di sforare il tempo e quindi grazie di avermi dato la possibilità di approfondire. L'acido fitico è un componente che si trova nelle farine e viene definito proprio antinutrizionale perché tiene, diciamo, dal punto di vista chimico, è costituito da una molecola di mionositolo a cui gruppi fosfato rimangono attaccati minerali. È per quello che viene chiamato, diciamo, viene considerato un componente antinutrizionale. I microrganismi che hanno attività fitasica riescono a scindere questi legami e quindi a rendere disponibili i minerali da parte dell'assorbimento nostro, e quindi ovviamente aumentano le caratteristiche nutrizionali. Ti ringrazio Monica, vediamo se ci sono altre domande. Una da Tommaso Bacci per il professor Conte. Il contenuto di acidi grassi saturi che non contribuiscono al colesterolo e LDL cambia a seconda della stagione, chiaramente della stagionatura del formaggio. Questo mi sa che è anche interessante, no? Per sapere ovviamente quello che avevamo detto anche prima. Se ricordate un po' la slide, vi avevo riportato l'acido butirrico e l'acido stearico, il C4 e il C18. In generale, in riferimento alla stagionatura, cambiano in funzione del fatto che il formaggio stagionando perde parte dell'acqua e quindi si concentra. Quindi, grosso modo, incrementa la loro concentrazione da un punto di vista della quantità, solo perché perdendo acqua aumenta la concentrazione dei componenti. Però c'è da dire che mentre il C18 non si modifica perché è comunque un acido grasso che è stabile da un punto di vista della volatilità, il C4 invece è un acido grasso volatile e come tale durante la stagionatura viene degradato, idrolizzato da quella è la molecola dei trigliceridi e quindi ha la possibilità di essere volatile e quindi col procedere della stagionatura la sua quantità va via via diminuendo, proprio perché volatilizzando si libera nell'aria.
Ed è un po' la caratteristica che, con la quale voi percepite alcune odori particolari proprio del formaggio. E il C4 è una di queste, quindi volatilizzandosi si allontana dal formaggio e di conseguenza con la procedere della stagionatura la sua quantità diminuisce nel prodotto. Ti ringrazio Giuseppe, credo non ci siano altre domande. Io vorrei innanzitutto ringraziare di nuovo i relatori che hanno preso parte a questa seconda pillola di Nutrafood. Credo che sono stati trattati degli argomenti estremamente interessanti e ricordo a tutti i presenti il prossimo appuntamento, cioè la terza pillola Nutrafood, che riguarderà gli scarti vegetali, che in parte già oggi sono stati affrontati, ma la prossima pillola sarà proprio indirizzata a questo argomento, scarti vegetali da rifiuta risorsa per la salute dell'uomo e degli animali. Invito quindi tutti i presenti anche alla prossima evento, che sarà il 19 marzo, sempre alle ore 15. Chiaramente saluto tutti coloro che hanno partecipato a questa pillola di Nutrafood, ringrazio nuovamente i relatori e vorrei lasciare la parola per un saluto finale al direttore, se è ancora presente, al professor Marcello Mele. Sì, eccomi qua. Allora, grazie, devo dire molto interessante tutte le relazioni, complimenti ai relatori per la chiarezza e per gli argomenti trattati. Grazie a tutti e alla prossima. Arrivederci. Quindi di nuovo grazie a tutti, arrivederci e aspettiamo tutti alla terza pillola di Nutrafood. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.